Sono Beppe Dati. Scusate la mascherina, ma in questo periodo è bene essere cauti. Sono un autore di canzoni. Ho avuto la fortuna di lavorare con grandi artisti: Raff, Marco Masini, Paolo Vallesi, Mia Martini, Laura Pausini, Francesco Guccini. Ho scritto molte canzoni in questi anni, ma come si diventa autori? Nel mio caso sono partito da un disco fatto come cantautore con la RCA italiana. Ennio Melis, il famoso direttore artistico che aveva scoperto Tenco e tutti i grandi cantautori degli anni 70, De Gregori, Venditti, Baglioni, eccetera, me lo fece fare, ebbe questa fiducia e io partii come cantautore. La cosa non andò a buon fine, ho vissuto un periodo difficile, ovviamente, perché un po' ti illudi che le cose, insomma, vadano come tu speri, ma non è così. A volte sì, a volte no, bisogna un po' adattarsi, però anche questo insegna qualcosa. Fu fondamentale l'incontro con Giancarlo Bigazzi. Giancarlo Bigazzi, grandissimo autore e produttore, aveva già fatto tantissimi successi e l'incontro con lui fu determinante, anche perché praticamente io nella sua bottega, mi piace chiamarla bottega perché siamo anche a Firenze, nella sua bottega ho imparato molto, ho imparato un mestiere. C'è stato, come dire, un incontro-scontro che è servito a tutti e due e ha portato a fare insieme moltissimi successi, da Cosa resterà degli anni Ottanta, Gli uomini non cambiano, tutto il mondo di Masini, Ti innamorerai, tutti i titoli più grandi che conoscete. E insomma, questo fu fondamentale e perciò dico un po' di fortuna ci vuole, ma cosa sostiene, no? Un autore poi? Cos'è che dà pregnanza al lavoro che fai? I contenuti, i pensieri tuoi, cioè è questo mondo interiore che in qualche modo tu riesci ad esprimere e a mettere in bocca ai vari artisti, una sorta di vestito che riesci a fare e allora questo è importante. Perciò devi anche saper, come dire, muoverti su vari settori, ma soprattutto sapere che se canta Laura Pausini un brano, non può essere il modo di parlare di questa ragazza lo stesso di Mia Martini, e così di Marco Masini oppure di Paolo Vallesi, oppure di Raff con il suo mondo abbastanza inglesoide. Cioè, è importante avere la sensibilità e intuire, dopo ovviamente aver imparato bene il mestiere, che non è una cosa semplice, perché si lavora di sillabe, si lavora di note e di conseguenza bisogna riuscire ad esprimere al meglio tutto questo, ma fondamentale è il contenuto, almeno io ci tengo particolarmente, ecco. Perciò consiglio tutti i giovani che desiderano fare questo lavoro di impegnarsi soprattutto a creare se stessi, perché quello è fondamentale. Perciò vivere la vita, vivere, vivere, vivere e farne qualcosa di quello che si vive. Piano piano le cose poi dentro di noi come dire, cuociono e trovano il modo di esprimersi e alla prima occasione le puoi stendere in una canzone o in una poesia. Ora parliamo di canzoni, questo è il lavoro dell'artista per certi versi. Mi fermo qua perché se no saremmo troppo lunghi, ma probabilmente un approfondimento sarà necessario e lo faremo successivamente. Grazie dell'attenzione.